Veniamo, diciamo, al populismo di sinistra e al populismo di oggi, che questa è la cosa interessante. Allora, primo, abbiamo acquisito che il populismo è un fenomeno risalente, che non è necessariamente da identificare con l'antidemocrazia, ma che in alcune esperienze, diciamo, si collega comunque con una spinta, con dei bisogni popolari, con una spinta dal basso per ottenere dei cambiamenti, sostanzialmente anche una sorta di maggiore ascolto, se non proprio una partecipazione maggiore ascolto di istanze evidentemente neglette, istanze dal basso, istanze di lavoratori, istanze di massa. E oggi, da questo punto di vista, non è una cosa tanto diversa. Io ho scritto che il populismo fa il resoconto della politica moderna al tempo della sua crisi. Cioè, il populismo è un prodotto della modernità a pieno, non è per niente un fenomeno regressivo antimoderno, se non in alcune declinazioni, diciamo, reazionarie, etnicistiche. Ci può essere questo elemento, ma c'è anche in altre manifestazioni politiche, allora. E perché dico Eurisol? Perché tutta una serie di problemi aperti, lasciati insoluti e che costitutivi della modernità, il problema della rappresentanza, ma anche quello della rappresentazione simbolica, dell'identificazione, no? Anche in un potere personale o comunque nel ruolo delle leadership, e in generale il problema di prendere sul serio appunto quella che io chiamo promessa democratica. Qual è questa promessa democratica? È l'idea che già c'è alle radici dell'ordine moderno, della sua natura artificiale, e che l'ordine lo facciamo noi e in qualche modo è costruito dal basso. E quindi dobbiamo poterci riconoscere in esso e sentire perlomeno, non dico appunto che tutti siamo dirigenti, nessuno è diretto, perché la distinzione governanti-governati, dirigenti-diretti non è certo superabile, perché fa parte del rapporto politico, della forma, dell'obbligo politico. Però possiamo perlomeno, la promessa democratica ci dice che possiamo perlomeno tutti riconoscerci nell'ordine. Il che significa che chi esercita il potere deve guadagnarsi il consenso, deve guadagnarsi il riconoscimento, se non altro, e deve guadagnarsi la pagnotta tutti i giorni, cioè trovare legittimazione.